Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Riprendiamo il nostro oroscopo per luglio 2020 con i segni di terra. Andiamo a vedere però prima le energie generali. Che cosa ci vogliono dire le carte per quanto riguarda il toro, la vergine, il capricorno per il mese di luglio 2020? Sondiamo un pochino il terreno e cerchiamo di vedere un po' qual è il contesto che farà da contenitore poi alle esperienze di ciascun singolo segno. Allora, in questo mese di luglio, cosa dovremo fare o cosa accadrà? Ci saranno delle ripartenze. Allora, alcuni di voi sicuramente, cari segni di terra, tireranno fuori tutto l'estro che fino adesso hanno nascosto. Dico nascosto perché in realtà vi appartiene, è nato con voi, però a volte è rimasto lì dietro l'armatura, un pochino in gabbia, trattenuto, a volte anche un pochino ignorato. Diciamo che tra i tanti figli che fanno capo alla vostra personalità, forse l'estro, la stravaganza e anche un pochino la curiosità manifestata, però non una curiosità vissuta solo interiormente. Ecco, forse questi sono stati figli un po' meno ascoltati, ai quali si è data meno attenzione. Invece questo mese vi chiamerà a doverli lasciare liberi di esprimersi. Saranno le primissime vostre qualità a prendere il volo nel nido. Oramai ci siamo rafforzati, le zampette sono belle che muscolose e le ali sentono proprio il desiderio di dispiegarsi per provare il volo. Non voglio dire che sarà facilissimo. E soprattutto non voglio dire che subito questi aspetti del vostro carattere, non sempre mandati così come ambasciatori, bensì magari come gregari di altre cose, di altre inclinazioni, ecco, non sempre nell'immediato vi permetteranno di raggiungere i vostri obiettivi. Però posso dirvi che quel piccolo passetto che farete, quel poco che riuscirete ad avanzare, sarà una conquista per sempre. Non sarà un poter tornare indietro assolutamente, quindi saranno dei piccoli traguardi, ma di una solidità pazzesca, e questa cosa vi veramente stupirà molto, perché è quella solidità che vi identifica più di ogni altra cosa, e forse a volte non avete mai associato questo raggiungimento all'uso, o meglio al mezzo, di una facoltà apparentemente leggera, apparentemente frivola, perché poi così in effetti non è. Allora apritevi. Azzardate, rischiate, mostrate di voi quello che solitamente è nascosto. Divertitevi, fate le cose a cuor leggero, non abbiate paura di esporvi e soprattutto sappiate che, così come i malesseri e le preoccupazioni continueranno a seguirvi anche in questo mese di luglio 2020, come accadrà per ciascun segno, perché è ovvio che non tutte le cose che vorremmo risolvere e dalle quali vorremmo emanciparci, svaniranno all'improvviso, però ci sarà una bellissima sferzata di energia e soprattutto il fardello delle necessità che non possiamo assolutamente lasciare dietro di noi, ma che dobbiamo comunque portare insieme a noi, si farà più leggero, non scomparirà. E forse potremmo addirittura dire che non sarà tanto il fardello ad alleggerirsi, ma voi sarete voi a sviluppare o a mettere direttamente proprio in azione, perché li avete sviluppati nel corso di questi ultimi mesi dei muscoli molto più forti, molto più resistenti, e quindi nell'incontro-scontro tra voi e la realtà avrete molta più forza. E questa realtà non perché più leggera di sua natura, ma semplicemente più leggera nella sua percezione, vi sembrerà anche molto più facile da avvicinare. Cosa abbiamo? Allora, qualcuno di voi durante questo mese dovrà necessariamente sistemare dei rapporti interpersonali nei quali, io credo nelle ultime settimane, forse per alcuni un po' più di tempo è passato, ma questi rapporti si sono creati di vari non più accettabili. Ci sono dinamiche di
Direi sudditanza, però comunque persone che impongono il proprio carisma in maniera non costruttiva. Molto probabilmente voi vi trovate nel ruolo di colui che deve accettare questa imposizione per quieto vivere o per necessità, soprattutto nella famiglia o nel lavoro. Questa cosa non vi va più bene. Quello che voi chiedete da tempo e sperate per queste situazioni è che si ridimensionino naturalmente, che queste persone capiscano e tornino con i piedi per terra perché le loro pretese non hanno possibilità di realizzazione perché in realtà sono veramente addirittura illogiche. Poi ciascuno di voi saprà come contestualizzare questa particolare informazione che viene fuori dagli arcani maggiori. Ecco, in questo mese sarete costretti a fare voi il passo per issarvi allo stesso livello delle persone con le quali avete a che fare. Solo in questo modo riuscirete a creare una base comune per entrambi, grazie alla quale provare forse a dialogare in maniera differente. Siete chiamati quindi all'azione e alla creatività e soprattutto all'astuzia e alla stravaganza, quella positiva, come abbiamo detto, utile a trovare soluzioni differenti a situazioni che altrimenti continuerebbero ad andare avanti senza poi effettivamente andare avanti, rimanendo invece bloccate in loco. Quindi, molta volontà, coraggio, fiducia in se stessi, nelle proprie capacità e anche un pizzico di audacia. Tentate, perché queste situazioni da sole non si smuoveranno, però prevedo per voi segni di terra, il movimento e l'avanzamento della questione se sarete voi a fare il passo. E non abbiate paura, non si tratta di dover andare contro il proprio orgoglio e la propria personalità, non vuol dire mostrarsi deboli, in questo caso vuol dire semplicemente mostrarsi risoluti e probabilmente potreste addirittura stupire le persone che hanno a che fare con voi, che non si aspettano questa mossa. È un mese di nuovi inizi di valore, nuovi inizi in cui, continuo a dirlo sempre, con questa figura meravigliosa del Bagat, dovete essere voi gli artefici del vostro destino, dovete mettere in campo tutti gli strumenti che avete, nonché le conoscenze per poterli applicare al meglio. Poi troverete voi la via più consona alla vostra strategia. Potreste decidere di andare in modo agguerrito o addirittura in modo un po' bonariamente direi subdolo, cioè offrendo un qualcosa in cambio all'altro per permettere all'altro che le proprie resistenze si abbassino e ci sia un'apertura per il dialogo. Comunque vi vedo carichi di buona energia e di buoni propositi. La questione fisica che abbiamo affrontato di questi muscoli, questa forza, secondo me attraverserà un pochino tutto il mese e soprattutto coinvolgerà un po' tutto il vostro essere. Vi sentirete molto più centrati a livello di salute con il vostro corpo. Piccoli acciacchi non dico che svaniranno del tutto, ma non creeranno problemi. Addirittura vi sentirete forti in un mese che solitamente vi fiacca molto e avrete addirittura tempo, al di là di tutte le questioni che dovrete necessariamente affrontare, avrete tempo addirittura da dedicare alle vostre passioni e probabilmente negli ultimi mesi questa cosa l'avete dovuta sacrificare molto. Per il resto direi di metterci in azione perché è un mese di grandi conquiste. Ripeto, non raggiungerete probabilmente il fine ultimo, l'obiettivo, non porterete a casa il premio, ma l'avanzamento che farete in questo mese, che sia di un centimetro, che sia di un chilometro, metaforicamente parlando, è un avanzamento solido, cioè dietro non si torna. Non c'è il rischio ad agosto di perdere le conquiste del mese di luglio, assolutamente. Luglio vi aiuterà a fissare bene e ribadire tutte le conquiste del passato, tagliare qualche ramo secco e sarà necessario e andare avanti. Vediamo un pochino adesso, singolarmente, segno per segno, cosa ci dicono le carte, a cosa ci chiamano e che consiglio ci danno. Inizieremo con il segno del toro. Prepariamo subito il nostro testimone. Cerchiamo di metterlo qui, bello che dinanzi a noi, nella speranza che voglia rimanere in posizione. E andiamo a vedere un pochino per il segno del toro qual è il consiglio. Ovviamente rimanendo centrati e ispirati
circa il quadro generale che abbiamo appena delineato. Quindi l'azione, la creatività, la capacità di entrare in dialogo anche forzando un pochino questo incontro, lì dove non ci vengono incontro, scusatemi la ripetizione, le altre persone, trovare il modo noi di invadere bonariamente, non in maniera bellicosa, il loro territorio, ma parlare, parlare, parlare e risolvere tante questioni. Siamo pronti come dei guerrieri che stanno aspettando l'alba, perché all'alba verrà lanciato il grido di battaglia e si dovrà finalmente entrare in azione. Nelle ultime settimane, direi anche da metà giugno in poi, alcuni eventi personali ci hanno costretto, cari Toro, hanno costretto voi a porvi in dubbio circa situazioni con le quali non volete avere più a che fare. Sentite veramente la necessità di alleggerirvi, ma di alleggerire tutto il carico che portate con voi. Vorreste addirittura denudarvi di tutto ciò che non è necessario, pronti a rinunciare anche ad aspetti della vostra vita, situazioni, abitudini e contesti che fino a qualche tempo fa mai avreste pensato di voler abbandonare. Vi sentite invogliati al cambiamento, però ancora non riuscite a vedere bene la direzione, come se steste aspettando un segno, un qualcosa, anche semplicemente un input per iniziare. Poi si andrà avanti di conseguenza, ma è il primo passo, quello che adesso ancora non siete riusciti a compiere. Così rimanete lì voltando le spalle un pochino a tutto e tutti e guardando in alto, dove per guardando in alto non intendo semplicemente il cielo, quasi a voler trovare il proprio cammino tra le stelle per poter navigare in maniera un po' più serena la propria quotidianità, ma guardate in alto perché quello che volete fare è un qualcosa che vi possa far ascendere, salire, migliorare, che si tratti di una posizione economica, che si tratti di una questione di relazione o che si tratti semplicemente di un discorso interiore. Quindi vi vedo in questo momento in attesa, ispirati e soprattutto in cerca di ispirazione. Concedetevi tutto il tempo necessario, però sappiate una cosa: la notte sta per concludersi, come diciamo sempre, citando una bellissima canzone di Guccini che cita poi la Bibbia. Quando il viandante incontra la sentinella, gli chiede il giorno, gli chiede del giorno che sta per iniziare, la sentinella gli dice: la notte è finita, ma il giorno non è ancora arrivato. Quindi siamo in quel piccolo frangente di incertezza. Ecco, finché l'incertezza non vi abbandona, piuttosto che tornare indietro, rimanete fermi lì, radicati. L'abbiamo detto, che si tratti di un centimetro, che si tratti di un chilometro, quello che conquisterete in questo mese sarà molto solido. Infatti arrivano i frutti. Arrivano i frutti. E soprattutto va detto una cosa, queste due carte ci parlano di conquiste che avvengono proprio al limitar di due cose che si incontrano, laddove l'una finisce e l'altra inizia, la fine del giorno, l'inizio della notte, la fine della notte, l'inizio del giorno. Vuol dire che tutto ciò che riuscirete ad ottenere in questo mese probabilmente arriverà attraverso una mediazione, sia la vostra mediazione proprio personale con persone e situazioni, sia proprio il medio che si viene a creare fra due questioni differenti. Non so, dovete lasciare un lavoro, iniziarne uno nuovo, probabilmente questo mese vi farà capire che le due cose vanno portate contemporaneamente. Non potrete tagliare di netto il vecchio per proiettarvi totalmente nel nuovo come se nulla fosse, ma dovrete accettare addirittura la fase cuscinetto in cui una cosa andrà lentamente per sua natura a morire e l'altra a rinascere. In questo modo non ci sarà nessun trauma, nessuno shock, né fisico e né ovviamente metaforico. E quello che riuscirete a cogliere sarà comunque frutto del vostro lavoro e sarà anche un frutto abbondante. E, io credo che queste situazioni, in questo caso, vadano intese, proprio concretamente. Cioè, ci saranno cose che arriveranno e saranno questioni pratiche, saranno cose tangibili, interesseranno molto anche l'aspetto prettamente materiale della vita. Qui non stiamo parlando solo dello spirito e dell'evoluzione. Per il segno del toro ci saranno riscontri positivi a livello concreto. Dovrete però avere il coraggio di, e
Ed è questa la cosa particolare per voi, non compiere questo gesto né repentino e né troppo evidente. Addirittura l'attesa è consigliata perché è come se questi frutti dovessero staccarsi in maniera naturale dal proprio albero. Cioè non siete chiamati, perdonatemi, mi ho fatto crollare il toro. Non siete chiamati ad andare a dare il taglio e raccogliere, ma ad attendere. Attendere che questo qualcosa vi raggiunga e accoglierlo. Cogli la prima mela, come canterebbe Branduardi. Carrà da sé, carrà da sé. L'unica cosa va detto questo: nel vostro rimanere fermi, ieratici in questa posizione, vedete la posizione del loto, mentre tutto intorno a voi magari si capovolge. E questo capovolgimento, che può essere anche un qualcosa di molto importante, può riguardare tutte le persone che vi circondano. Quindi questi frutti che andrete a raccogliere, sia concreti per quanto riguarda il lavoro e sia metaforici per quanto riguarda le relazioni, giungeranno a voi come conseguenza di questioni irreversibili e molto pesanti, però inevitabili, che riguardano il karma delle persone che vi circondano. Di riflesso ne risentirete anche voi, ma voi dovete rimanere lì fermi, immobili, far finta di nulla ed attendere. Voi raccoglierete i cocci, tra virgolette, dove per cocci non intendiamo qualcosa di negativo, né un qualcosa che non avrà più funzione, un qualcosa da gettare, ma un qualcosa da ricomporre. I frutti che andrete a cogliere, perché, o meglio a raccogliere, saranno un qualcosa che prima ancora di poter essere utilizzato dovrà essere conosciuto. Quindi dovrete semplicemente compiere lo sforzo riflessivo, non di azione ma di riflessione, sul significato di questi frutti, sulla collocazione loro nella vostra vita e sull'uso che ne potrete fare. Sarà un mese molto particolare. E questo è quanto per il segno del toro. Vediamo un pochino cosa attende la Vergine. Ed eccoci qui con la nostra Vergine. Mescoliamo nuovamente le carte e le andiamo a interrogare per il mese di luglio 2020. Io vi ringrazio per i commenti che puntualmente trascrivete sotto i video per seguirli e per essere presenti sia sul canale della libreria che sul mio canale, nel quale vi attendo, siete benvenuti e se avete piacere venitemi a visitare. Allora, ci stiamo riprendendo. Ci stiamo riprendendo da un periodo in cui l'energia è stata veramente molto bassa. Siamo isolati ancora dalle altre persone, cioè pur stando in mezzo alle persone, ancora non abbiamo quella sincera e sentita voglia di entrare in contatto profondo con queste ultime. Non è snobismo e non è cattiveria, ma è proprio necessità. Necessità prima di tutto di recuperare forze fisiche e in seconda battuta recuperare serenità interiore. Qualcosa deve essere accaduto nell'ultimo periodo che vi ha costretto a dover necessariamente indossare un'armatura, sacrificare il vostro sentire per sorreggere e reggere situazioni che riguardano la vita di altre persone intorno a voi. Qualcuno, per quanto riguarda il segno della Vergine, ha dovuto affrontare inconvenienti nell'ambito della famiglia, ha dovuto prendersi cura proprio lì dove magari avrebbe avuto bisogno di riposare. Di far riposare il proprio corpo, invece ha dovuto fare orecchie da mercante al proprio sentire, ai propri problemi, perché ha dovuto prendersi cura di figli o addirittura di genitori. È stato un pochino un mese in cui avete dovuto indossare i panni dell'infermiere. Ed è stato un infermiere che ha dovuto agire a livello materiale e a livello anche motivazionale, a livello profondo. Lo avete fatto perché in voi si è risvegliata semplicemente la profonda consapevolezza che se non l'aveste fatto voi, sempre a voi, questa cosa sarebbe tornata indietro.
Era un qualcosa che dovevate di necessità a qualcuno? Qualcuno di voi ha avuto anche la netta consapevolezza che si tratta di una questione karmica difficile da chiudere nell'immediato? A volte avete opposto anche un po' di resistenza interiormente, ma non avete potuto tirarvi fuori da questa situazione e alla fine vi siete veramente arresi, arresi all'evidenza. L'unica cosa è che in questi ultimi giorni, nei quali la vostra presenza nella situazione di cui stiamo parlando e solo voi potete contestualizzare nel migliore dei modi, quindi nonostante la vostra presenza sia diventata meno necessaria e abbiate potuto recuperare un pochino di tempo per voi, ecco, la forza per fare cose vostre ancora non c'è, c'è la necessità di recuperare, fermarsi, riflettere. C'è anche un profondo senso di sdegno perché probabilmente alcune persone della Vergine, pur nella consapevolezza che le loro azioni debbano essere compiute veramente a fondo perduto, che si tratti di un credito che stiamo accumulando per il futuro o che si tratti di un debito che stiamo scontando nel passato, loro sanno che queste azioni nel concreto non portano neppure ad un ringraziamento. C'è molta delusione, c'è un sentimento appunto di sdegno, la volontà di girare la faccia dall'altra parte, ma la necessità profonda di dover agire non ascoltando la pancia né ascoltando la testa, ma lasciando esprimere il cuore. Perché in questo momento, se voi vi concedeste il lusso di essere o empatici per quello che poi ricevete indietro, o razionali, ecco, diventereste distruttivi rispetto alle persone che vi circondano, perché da un certo punto di vista probabilmente il comportamento di queste persone giustificherebbe veramente tanto la vostra reazione. Ma voi avete capito che è meglio non pensare, non sentire, non intendere, ma agire semplicemente lasciando che sia il cuore, proprio amore incondizionato lì dove qualcuno neppure metterebbe le mani. Siete quindi stati sacrificati ed è stato un sacrificio effettivamente volontario, filiare. Dico filiare proprio perché che si sia trattato di aiutare dei figli in difficoltà o dei genitori anziani o addirittura terze persone, avete dovuto sacrificare la vostra libertà per loro. E questo sacrificare la libertà vi ha spesso fatto anche male, perché la vostra anima vi chiamava contemporaneamente alle cose che dovevate fare, che volevate fare anche nel minor tempo possibile, cioè voi vi siete chiamati a tutto e subito, grande sacrificio, che ne so, devo trasportare questo quintale di legno, non faccio 1.000 viaggi, uno, ma porto un quintale sulle spalle, e però è un gran peso. Ecco, voi avete sacrificato la vostra libertà in un'epoca in cui in realtà la vostra libertà pretendeva comunque orecchio, ascolto. E voi avete proprio fatto, ve lo faccio rivedere, orecchie da mercante. Non avete sentito, non avete voluto sentire a nessun livello, perché il vostro ragionamento è stato molto semplice e concreto. Io mi voglio liberare, ma mi voglio liberare per sempre. Ed ecco qui che ci ricolleghiamo nuovamente al messaggio generale degli arcani maggiori. Anche per la Vergine, quel piccolo passettino in più che farete in questo mese vi porterà delle conquiste, seppur piccole, piccole, ma ormai solide, dalle quali non si torna indietro. E questa consapevolezza indirettamente voi l'avete. Ed è questo che vi ha motivato a sacrificare totalmente voi stessi per mettere quel tassellino in più lungo il vostro cammino. Veramente vi siete fatti martiri della vostra causa, però non della causa altrui, perché qui va detto, perché è vero che voi state risolvendo situazioni di altre persone, però la modalità in cui avete deciso di farlo risponde alle necessità del vostro volere più profondo. Perché per molti di voi si può trattare di crediti che state accumulando, per molti altri sono debiti che comunque nei confronti di queste persone state bruciando. Quindi un qualcosa che sapete essere necessario e che accettate, seppur non di buon grado, di portare a termine. Però il vostro desiderio più radicato è quello proprio di farlo subito.
Mi fa male questo dente, lo dobbiamo estrarre subito. Anestesia, toglilo. Dentista, non stiamo a ragionarci sopra. Non parlarmi di canalizzazioni, non parlarmi di volerlo salvare ancora un po' perché io questa situazione non me la voglio più portare avanti. Piuttosto rimango ferma lì. Quindi prendi i tuoi strumenti e togli, leva, estirpa questo dente. Leva il male, il problema alla radice. Vi dico anche però. L'abbiamo detto che bisogna recuperare linfa, energia vitale, ma ce la farete. Anzi, vi state già rialzando piano piano, nuovo slancio vitale, nuovo obiettivo, nuova direzione, grande desiderio di andare incontro a questa nuova direzione. State sgranchendo, non so neanche se l'ho detto in maniera corretta, comunque state stiracchiando, rilassando. State permettendo al sangue di raggiungere i vostri muscoli, state riportando ossigeno, vitalità, elasticità, tonicità, tutto, cioè proprio avete un corpo nuovo, un corpo di luce anche, quindi corpi sottili, corpi pesanti, potremmo chiamarli scherzando, comunque sia, tutto ciò che concerne il vostro esserci in questo mondo, come consapevolezza dell'esserci e come fisicità, sta tornando in sintonia e tutti questi aspetti che vi caratterizzano stanno nuovamente focalizzandosi verso un nuovo obiettivo. Questo mese vi porterà a rialzarvi completamente. Probabilmente non inizierete il cammino che vi porta verso il futuro, però, come abbiamo detto, chiuderete ciò che vi ha legato a questo passato, da poco trascorso. Bene, andiamo avanti. Fatemi sapere, sono delle letture molto particolari questo mese, per questi segni di terra. Fatemi sapere, essendo molto particolare la stesura che è venuta fuori, se qualcuno di voi risuona con le parole che ho pronunciato. Capricorno. Caro Capricorno, che ci combini in questo mese di luglio 2020? Cosa andiamo a fare? Cosa mostrerai di te? Già nel mese di giugno hai dovuto esprimerti, hai dovuto scendere in pista. Chiudere anche tu delle situazioni, forse ti sei già portato avanti rispetto al Toro e alla Vergine. Aprirne altre e vediamo adesso dov'è che ti sei diretto e cosa ti sta attendendo. Caro Capricorno, siamo giunti alla prima tappa di questo percorso iniziato negli ultimi mesi, cioè il primo obiettivo, eccolo lì, lo stai stringendo tra le mani. È un qualcosa che ha a che fare soprattutto con il sentimento e con una questione prettamente personale, cioè qui non parliamo tanto di una persona, di una relazione, di un contesto che va ad interessare altri individui. Qui c'è una pacificazione interiore, in una sorta di età avanzata, intesa tanto quanto proprio età concreta e anagrafica, quanto come età dello spirito, quindi possiamo parlare anche di giovanissimi Capricorno, che ha raggiunto una maturità che va oltre la maturità, oltre quell'aver raccolto i frutti del toro. Qui i frutti non ci sono già più, la stagione dei frutti è conclusa, andiamo verso l'autunno, verso una stagione calda di riflessione, nella quale si ripensa, si ragiona e si traggono conclusioni su tutto ciò che l'estate ha portato nella nostra vita. Abbiamo ancora la bocca che percepisce la dolcezza dei frutti da poco mangiati e con la voglia. Innanzitutto è una bocca sazia, così come lo è il corpo, e quindi non c'è la necessità di prendere, aspettare, attendere e cercare, ma c'è quella voglia di non dimenticare. C'è questo gusto sulle vostre labbra, nella vostra bocca, vorreste portarlo avanti per tutto il resto, detta così suona male, ma per tutto il resto dei vostri giorni, cioè. E anche qui torniamo sul fatto che questo piccolo passetto per voi diventa una pietra miliare del percorso dalla quale non si può avanzare a ritroso, ma si può solo che andare avanti. Ma diventa uno spartiacque, diventa un punto di riferimento, diventa comunque un
una puntina sulla vostra cartina geografica personale, della vostra, che parla della vostra evoluzione e del vostro cammino. Ecco, voi vorreste poter portare con voi questa sensazione. E quindi è come se in questo momento foste lì fermi, un pochino come il toro, ma non a guardarvi intorno, assolutamente né guardare in alto, né in basso, né dentro, né fuori, ma semplicemente a sentire il contatto, cioè a sentire la percezione proprio fisica di quello che è stato, il sapore, l'odore, il profumo, il calore, qualcosa che passa ed entra in voi, ma passando dall'esterno, lo state filtrando con la vostra epidermide, cioè lo state filtrando con le terminazioni nervose, cioè siete una sorta di pranoterapeuti di voi stessi in questo momento che con le mani, come dei taumaturghi, stanno lì captando energia che torna utile per voi. Posso dire che questo mese vi chiamerà ad un sano e proficuo egoismo, una centratura solo su voi, sulla vostra vita. Assolutamente qui ci radichiamo, tiriamo fuori la capacità forse più evidente del segno del Capricorno, che è la capacità di saper rimanere in equilibrio, fermi, anche lì dove altri cadrebbero, oscillerebbero perché in bilico. Nonostante abbia coda di pesce e quindi abbia anche questa capacità di essere poi molto flessibile, adattabile, veloce e cangiante. Invece qui no, qui in questo mese rimaniamo fermi, nel nostro porto quiete siamo soddisfatti. Non abbiamo mangiato quel tanto in più per sentirci male, non abbiamo lasciato quel vuoto nello stomaco per desiderare di mangiare ancora. Abbiamo solo il desiderio di non dimenticare quello che sulle nostre labbra, come già detto, persiste. E ha a che fare con il sentimento, con l'amore, con le parole dette, con le parole ascoltate, con tutto ciò che avete compiuto in questo mese di giugno 2020. L'apertura profonda c'è stata, avete lasciato che la vostra anima partorisse da se stessa a se stessa, avete quindi fatto sì che il cerchio si chiudesse senza diventare limite. Ora siete immobili, fermi al centro della vostra circonferenza e non la percepite più rispetto al passato come un qualcosa che vi può bloccare, perché avendo imparato a dialogare con la circonferenza, quindi l'anima centrale al corpo, avendo imparato a comunicare con l'involucro, scusatemi, quindi la circonferenza che la include, spostandosi in armonia, fa sì che ogni passetto compiuto da se stessa richiama lo stesso passetto con uguali proporzioni di movimento dell'involucro, quindi del corpo. Avete imparato cosa vuol dire essere centrati, essere centro permanente della vostra gravità interiore. Quindi non sentite più l'armatura come un qualcosa contro il quale andate a cozzare, ma solo come una positiva, e vi ho fatto cadere anche il Capricorno, perché io proprio sono bravissima nel distruggere le cose, come una positiva protezione. Quindi questa armatura si fa mantello. E si sa che i mantelli hanno i poteri magici. Tanti supereroi si riescono a nascondersi, a diventare invisibili, a diventare imbattibili proprio perché coperti da un mantello. Un vello, vello d'oro, un qualcosa di molto, molto, molto prezioso. Il cammino va ripreso, lo abbiamo detto, voi siete immobili, ma come conclusione di un qualcosa che il Toro e la Vergine stanno sperimentando in questo momento e che invece voi avete già iniziato a sperimentare nel mese di giugno 2020. Di fronte a voi si apre una nuova avventura e si tratta di una nuova sfida. Va detto che probabilmente, e poi mi farete sapere, rispetto al passato non siete più colui che deve trasportare, ma colui che è trasportato dagli eventi. E questa volta, ahimè, chi vi deve qualcosa, in senso molto figurato, o magari in senso concreto, cioè qualcuno che vi deve dei soldi, delle questioni concrete, ve le dovrà dare, restituire. Dovrà, comunque compensare debiti che ha con voi o dovrà sobbarcarsi il peso di questioni vostre. Quindi approfittate di questo mese, però sappiate essere direttivi sì, ma non coercitivi, ma non dittatoriali. Cioè riconoscetevi il vostro ruolo sicuramente e la vostra voce in capitolo, date le indicazioni, però abbiate anche un po' di magnanimità con colui, colei o la situazione che dovrà fungere un po' da onda degli eventi per voi, che andrete semplicemente a cavalcare questa nuova
giornata che inizia e l'abbiamo visto all'inizio, scusatemi ancora la ripetizione, e con gli altri segni, tutto ciò che andrà ad interessare i segni di terra per questo mese di luglio 2020 nascerà come frutto proprio nella mediazione, dalla mediazione di un qualcosa che si conclude, un qualcosa che ha inizio tra il giorno e la notte, e abbiamo questo gallo lì pronto a cantare l'inizio di un nuovo giorno. E siete belli che pronti anche voi a vostra volta a intraprendere questa salita, che probabilmente nel mese di agosto 2020 vi proietterà verso situazioni nuove e completamente differenti. Ricordate questo, forse ora la vostra coda di pesce non è l'aspetto più importante sul quale focalizzarsi per salire la montagna, lo è più la vostra capacità razionale di dare delle indicazioni e di prevedere il percorso. Quindi anche le azioni da compiere. Sappiate dunque relazionarvi e mediare con gli altri in maniera costruttiva. Siate dei leader, non dei dittatori, e abbiate anche un pochino di misericordia e bonaria compartecipazione della fatica altrui e alla fatica altrui. Detto ciò, io vi ringrazio. E sono molto curiosa di sapere se anche per il segno del Capricorno ci sono delle risonanze, se trovate qualcosa di interessante in questo tipo di percorso che ho deciso di intraprendere con la libreria, se avete delle curiosità o dei desideri anche per il futuro. Per il resto io vi saluto, vi aspetto con le altre due triadi di segni, aria e acqua, e poi ci sentiremo nuovamente per il prossimo mese. Un abbraccio.